Attraverso questa associazione si rinnova ogni anno una devozione, una forza grande che si vuole ritrovare anche in questo santo patrono che rappresenta davvero la devozione, la fede di questa città. E attraverso questi ragazzi andiamo dai più veterani, dal nostro Donato al nostro Giuseppe, mancano perché qui ci sarebbero tutti oggi, tutti a 40, 42 cavalieri che anche quest'anno sicuramente faranno corona, faranno ala al simulacro del Santo Patrono. Abbiamo anche ragazzi, ragazzini, Angelo ormai è uno dei penultimi, il più piccolo è Gherardo che sarebbe stato con noi anche oggi. Questo è il segno forte di una continuità, di un'attenzione che si tramanda da padre a figlio, da famiglia a famiglia. Dietro queste persone, dietro questi ragazzi, ci sono le mamme, ci sono le sorelle, ci sono le mogli che hanno curato in tutti i particolari, le trine, il colore, ogni anno il rinnovamento di ogni bardatura, sia per i cavalieri che per i cavalli stessi attraverso le mantiglie che coprono e ricoprono questi cavalli che non sono nemmeno abituati poi tra l'altro a fare questa passeggiata, perché sono il cavallo murgese per eccellenza, che è quello che caratterizza la cavalcata, è cavallo da lavoro, quindi non è un cavallo che va lì a fare le giostre, le galoppate, e il vedersi con tutte queste gualdrappe, con tutte queste con tutti questi addobbi addosso, chiaramente gli può anche creare fastidio, e sta la loro bravura, la loro attenzione, saper anche tenere attraverso la manifestazione di un animale bello qual è il cavallo, anche un'attenzione a portare con decoro, attraverso il colore, attraverso la cultura, anche questa attenzione, questa devozione al santo. Lo Stuni cerca di farsi sempre trovare pronta, specialmente nei momenti particolarmente significativi come quelli della festa di Santo Ronzo, una festa innanzitutto religiosa, di fede, ma che unisce i valori religiosi e quelli civili intorno a questa vicenda che riguarda il nostro Santo Ronzo. E per me solo la tredicesima edizione nella quale mi onorerò di guidare la delegazione civile e istituzionale, che è l'ultima mia esperienza di questa di Santo Ronzo come sindaco, ed è diciamo un ulteriore messaggio che io vorrei lasciare alla città, con la forza di avere cercato di fare del mio meglio. Qualche volta ci sono riuscito, qualche altra no, ma non finirò mai di ringraziare questa comunità per l'affetto, la stima, l'incoraggiamento e il sostegno che ha sempre dato alla mia persona e a tutti quelli che avevano responsabilità di amministrare e di governare questa città.